Facilitatori sono uno strumento che mette a disposizione, banalizzando a chiamata, ecco per capirsi, mette a disposizione l'amministrazione per facilitare appunto, uno strumento nuovo per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, sono queste figure formate, hanno un percorso, anche un, ci sono anche formative a livello di un post universitario su questo, che regolano, danno una mano a gestire questi singoli consigli. I facilitatori sono una pagliacciata. No. Cioè, mi dispiace, ma certe cose noi dobbiamo non avere può, il coraggio non si può di banalizzare dirle. Così. Io non banalizzo. Chi banalizza è chi dice che il facilitatore è una figura professionale. Il facilitatore è un amico che viene pagato per far parlare tra di loro, non discutere tra di loro. Probabilmente non hai avuto a che fare con dei facilitatori. Probabilmente non hai avuto a che fare con dei facilitatori. Entrano solo le associazioni di sinistra. Ci vuole anche un rispetto per le parrocchie. Entrano solo le associazioni di sinistra. E lo abbiamo visto. E questo ormai le è certificato. Le parrocchie sono di sinistra? Beh, entrano solo quelle parrocchie che hanno certe caratteristiche. Che sono di sinistra? Sì, sì. Le parrocchie sono di sinistra o di destra? Guardate, io lo dico ai telespettatori, bisogna avere il coraggio di dire certe cose. Avere il coraggio di allora, dire che le parrocchie non c'è parrocchia quello che di sinistra, è successo magari. Ai Rizzi certifica questo. Punto uno, entrano solo le associazioni di sinistra. Punto 2, le associazioni che sono dentro decidono se avvalersi dei facilitatori che vengono pagati dal comune, il pubblico che ci segue può fare uno più uno. Basta, questa è la verità. C'è l'associazione Eirizzi, Calcio, è un SRL e banalmente è stata esclusa perché fa parte, non rientra nel regolamento, non è amica di destra o sinistra. Allora. C'è un discorso, ci sono, ripeto, e non mi hai detto, ditemi associazioni che sono state escluse, che non rientrano per un discorso di colore, amiche, di questo o quell'altro. Ce n'è nessuna.